Galleria Umberto della sua Napoli, scrivi di un commissario famosissimo per Cilentano. Adesso è già pronto un romanzo che si intitolerà? Si intitolerà Vipera ed è ambientato nella Pasqua del 1932, quindi diciamo che si svolge circa 6 mesi, 5 mesi dopo il precedente che per non dire è svolto a metà. Vipera chi è questa vipera? Vipera è, diciamo, allora, la storia è ambientata in un luogo socialmente molto interessante che c'era all'epoca e che adesso non c'è più, che è una casa chiusa. Questa casa chiusa, la più importante della città di Napoli, che in realtà si chiamava La Suprema e che invece nella mia immaginazione si chiama Il Paradiso, che è nel palazzo dove ha sede, diciamo, il Grand Hotel de Charme a Via Chiaia, viene trovata uccisa una donna, una prostituta, la più bella di tutte le ragazze che ci lavorano, notissima col nome di Battaglia di Vipera. Viene trovata morta, soffocata da un cuscino, tra due clienti. Il cliente che l'ha lasciata precedentemente asserisce di averla lasciata viva. Il cliente che la chiama aiuto, che richiama l'attenzione, dice di averla trovata morta. Quindi entrambi potrebbero averla uccisa, non solo loro, come scoprirà Ricciardi, ma tutta una serie di persone poteva avere interesse a vedere questa ragazza morta. Ecco, una casa che fa pensare un po' al dibattito che c'è stato quest'estate. Sì, no, devo dire che... All'idea che si possa ritornare, no? A me frequentemente succede, quando scrivo, di avere poi elementi di attualità successivi alla mia scrittura. Non prendo dall'attualità la tematica, ma me la ritrovo. È successo col coccodrillo, con la questione di Brindisi, con l'uomo che ha ucciso quella ragazza a Brindisi con quella bomba. Mi succede anche adesso con questa cosa qui, con questo libro, con Vipera, perché il dibattito sulle case chiuse è un dibattito forte. Io non saprei dire, non ho un'opinione sull'argomento. Devo dire che in linea di principio mi farebbe piacere che queste ragazze non stessero per strada, però è anche vero che un luogo specifico dove esercitare questo tipo di professione incentiverebbe anche sia a svolgerla che a fruirla, quindi non saprei dire. In linea di principio penso che una cosa diciamo socialmente più accettabile sarebbe che queste ragazze fossero sottoposte a un controllo medico costante, fossero tolte dalla strada, non avessero queste problematiche e anche che pagassero le tasse, per essere sinceri. Certo, e come succede anche nelle capitali europee. Sì. E, torniamo invece al nostro Ricciardi, ecco, ci sarà un'evoluzione del personaggio che è diviso tra due donne, Livia ed Enrica, ci sarà qualche novità che ci puoi anticipare? Sì, diciamo che in ogni romanzo c'è una piccola evoluzione, c'è un passo avanti. Io dico sempre che tra il primo romanzo, Il senso del dolore, e questo qua Vipera, c'è un solo anno di vita, cioè il tempo di questo romanzo è esattamente un anno dopo Il senso del dolore. Quindi diciamo in un anno, nel 1932, l'evoluzione dei rapporti umani non era così come adesso. Era così veloce. Due persone che si piacevano dovevano scontare un certo tipo di convenzioni sociali alle quali erano obbligati, cosa che adesso per fortuna, o forse per sfortuna, non c'è più. Quindi la storia di Ricciardi ha un'evoluzione. Direi che in questo romanzo prossimo, in Vipera, l'evoluzione delle storie personali sia la più importante, cioè quella più forte, diciamo, fino ad ora. È quella centrale, ecco, perché diciamo, i tuoi romanzi sono più che dei veri e propri cari, sono dei nuovi, perché molto sono anche un po' influenzati dal romanzo di formazione, dove i personaggi in qualche modo si evolvono. Sì, sì, io non pianifico le storie dei personaggi, cioè io non so letteralmente cosa succederà ai personaggi quando comincio a scrivere. E questo mi diverte perché mi rende il primo lettore curioso di questa situazione e mi stimola anche a lasciarli andare, cioè a lasciarli vivere secondo la loro natura. Questa cosa è interessante perché poi questi personaggi prendono ognuno la sua piega secondo la propria inclinazione naturale ed è molto divertente.
Senti Maurizio, si parlava di fare una fiction di questo tuo personaggio, su questo tuo personaggio. C'era l'idea di Scamarcio, di Maria Polino. A che punto è questo progetto, se c'è un progetto? Allora, c'è molto interesse attorno a questi romanzi, perché diciamo che un personaggio seriale che va iniziando il cielo assumendo un certo successo di vendite e di interesse suscita appunto l'interesse da parte degli altri mezzi. Fino ad ora l'unico interesse concreto manifestato era stato appunto da Riccardo Scamarcio e da Valeria Golino per mano mia, che è l'ultimo romanzo. Però questa cosa è un po' statica allo stato attuale delle cose, né io, ti dico la verità, ho grande interesse diciamo, io vedo molti personaggi che cambiano tra la scrittura e la riduzione televisiva. Non vorrei che succedesse a Ricciardi, a me piacerebbe che io prima finissi di scrivere, prima chiudessi questa seconda quadrilogia, secondo... e poi dopo, se dovesse piacere. Certo, nel tuo nuovo romanzo, non quello legato al ciclo di Ricciardi, ma il metodo del costruirlo, c'è una Napoli, troviamo una Napoli diversa, quasi una Napoli senza speranza. Napoli è importante anche nel ciclo di Ricciardi. Come vedi tu questa distanza tra le due Napoli, la Napoli del fascismo degli anni 30 e quella di oggi? Guarda, io dico sempre che io scrivo libri neri. Scrivendo libri neri, chiaramente le parti belle, luminose e piene di speranza che questa città ha, io chiaramente non le posso citare, perché non rispondono alla trama di quello che io devo raccontare. La Napoli del coccodrillo è chiaramente una Napoli diversa, una Napoli che corre, una Napoli che urla, una Napoli violenta. Non una Napoli povera, non una Napoli disperata, come è stata la Napoli del Ciatti. Quindi sono cambiate le modalità, lasciando intatte quelle disperazioni, quelle cose orribili che pure Napoli aveva all'epoca e aveva adesso. Io non ti saprei dire quale delle due Napoli sia migliore. Certamente la Napoli di allora era una comunità. La Napoli di allora era una Napoli in cui tutti sapevano tutto di tutti, ci si incontrava, si parlava, ci si confrontava, cosa che adesso non c'è. Ma era anche una città in cui 5 bambini su 10 non arrivavano ai 10 anni. Era una città dove c'erano tifo, colera, difterite, poliomielite, c'era il tracoma, la tubercolosi. Cioè, non saprei dire che questa Napoli, non mi sento di dire che questa Napoli sia peggiore di quella, però sicuramente molti aspetti di allora andrebbero recuperati. Questo aspetto anche della prossimità, della vicinanza, perché invece nel metodo del coccodrillo tu descrivi anche la cittadinanza, la popolazione napoletana come estranea l'una all'altra, sì. L'una all'altra. Sì, sì. La Napoli di oggi è una Napoli muro, è una Napoli di diffidenza. Qui non succede più che se uno cade a terra e ha bisogno di aiuto ci si ferma immediatamente. Purtroppo i fatti di cronaca ci hanno dimostrato come frequentemente sia successo che persone colpite rimanevano a terra, e penso a Bacio del Racino, penso a Petru, alla metropolitana del Monte Santo, le persone colpite venivano lasciate a terra perché la gente ha paura. Io non mi sento nemmeno di biasimare, perché se io sento sparare scappo. Cioè non penso a chi è stato colpito ad aiutare. Questa è una cosa che dovremmo ricordare. Quella che si è persa e che mi manca molto, che ti dicevo è una cosa che andrebbe recuperata, è l'identità. Noi non percepiamo i nostri vicini come concittadini, noi li percepiamo come avversari. Io se vado alla posta e sono il 30°, quei 29 prima di me non li sopporto. Se cerco un posto per la macchina, vedo uno che prende il posto davanti a me, io lo odio. Cioè questo tipo di sentimento brutto, di percezione negativa da parte del resto della popolazione della città è una cosa che secondo me dovremmo imparare urgentemente a superare. Senti, a proposito di sentimenti negativi, se così si può definire il dolore, i tuoi personaggi, senza Ricciare, hanno un rapporto molto forte con voi, anche rispetto allo Iacono. Da cosa ti deriva questo personaggio? Perché quasi quasi il dolore è come se fosse una parte integrante della tua scrittura. Il dolore è un sentimento enorme, è l'unico sentimento, come anche il grande amore lo è, ma il grande amore si compone un po' alla volta. Il dolore invece ti capita tutto insieme, tu non lo puoi evitare, nessuno costruisce il dolore si costruisce da solo, il dolore ti cambia, ti altera, ti violenta, ti rende diverso,
il grande dolore, la grande perdita portano una persona a essere diversa da come era prima. Questo tipo di differenza è quella che c'è in Ricciardi. Ricciardi è un uomo che non può fare a meno di sentire il dolore, un uomo che sente il dolore addosso, quello degli altri, come uguale, esattamente identico a quello proprio. E questa differenza dagli altri lo rende solo. Questo marchio è quello che rende Ricciardi verso gli altri. Ed è qualcosa che ti appartiene anche a te, questo atteggiamento quasi di pietà, di sintonia umana. Io credo, dico sempre che l'unica cosa che mi unisce a Ricciardi è la confessione. Io non sono uno che riesce a voltare le spalle, purtroppo, perché è un fatto molto scomodo. Però io sono uno che di fronte a un'ingiustizia, di fronte a un dolore, soprattutto quando è colpita l'infanzia, ho i deboli, ho gli anziani, ho gli animali, cioè tutti coloro che non si possono difendere, io istintivamente prendo quella posizione. E quello ho cercato di dare a questo personaggio. Senti Maurizio, tu ci hai raccontato prima che sei diventato scrittore quasi per caso, scoprendo in te appunto doti di narratore fuori dal comune, perché grazie, comunque sei molto bravo e ha un grande successo. E secondo te cosa si potrebbe consigliare a qualcuno, giovane o meno giovane, perché che però è appassionato di scrittura e vuole buttarsi in questo? Guarda, io mi sento di dire due cose: leggere, leggere, leggere per fare orecchio, per avere, per capire una storia che evoluzione possa prendere, e scrivere se si ha qualcosa da raccontare. La scrittura in sé è un valore pari a zero. La scrittura è uno strumento che serve per raccontare. Allora, se hai una storia, raccontala. Raccontala per forza, qualsiasi sia il tuo linguaggio. Se non ce l'hai, non c'è scrittura che sia così bella da poter valere la pena di scrivere. E tu, se fossi uno scrittore, sì, quale scrittore vorresti essere? Io adoro... Io credo che il grande elemento di novità sia la scrittura latinoamericana, quindi... rispondere Garcia Marquez è semplice. Devo dirti però che la cosa più bella che abbia letto negli ultimi anni è Trilogia della città di K della Christoph, scritto in francese da una donna ungherese. Secondo me il fatto di scrivere un'altra lingua ha asciugato talmente tanto la scrittura da rendere quel libro assolutamente miracoloso. Quindi se mi chiedi chi vorrei essere uno scrittore latinoamericano, e vorrei essere Garcia Marquez o De Moraes. Se mi chiedi invece quale libro mi ha più colpito, ti rispondo la Christoph senza dubbio. Abbiamo mancato l'ultima domanda, quella di questo scrittore appassionato del Napoli. Hai scritto anche un libro, no? Sulle storie del Napoli. Io sì, sono i libri veri, quelli della passione. Io dico sempre che io scherzo scrivendo Ricciardi, ma le cose serie sono nella scrittura dei racconti epici sul Napoli, perché Napoli è una passione. Napoli è l'unica passione condivisa, l'unica passione che può portarci tutti in strada insieme oggi, con la fine delle grandi passioni civili, sociali, con la fine della politica e la fine delle ideologie. E ragazzi, è rimasto il Napoli. Quindi io scrivo con grande gioia dei successi purtroppo passati da troppo tempo, sono ansiosissimo di poter scrivere dei nuovi successi, e nel frattempo mi godo o soffro da morire a seconda del risultato. I miei vicini di casa hanno di me una bassissima opinione, temo, che mi sentono quando vedo le partite, e sono tutto tranne che una persona equilibrata, devo dire. Quindi Napoli rimane la grande passione, quella che ti fa venire fuori l'animalità implicita in ognuno di noi. Quindi sono molto contento che tu non mi abbia mai visto mentre vedo la partita. Però io ho evitato la domanda accuratamente di fare la domanda sulle donne, su chi preferisci, Livia, Enrica, perché vorremmo lasciare i lettori col dubbio. Però invece una domanda su questa storia del Napoli la devo fare. Perché una povera disgraziata che ha la sfortuna di venire dopo il Napoli, quasi tutte le mogli, le compagne, la volta, che deve fare quando c'è la partita? Nulla. Consigli meglio a nulla, assecondare, uscire, fare shopping,
cioè fare qualsiasi cosa che non implichi invadere questo piccolo, minuscolo spazio privato. Io ti dico che mio figlio da piccolo mi chiese: papà, tu mi vuoi bene? Io disse: ti voglio bene più di qualsiasi altra cosa che amo. Per me viene il 12° posto, perché i primi 11.